Ragazzi, ci siamo, è il giorno zero. Ovviamente non ho fatto preordini e quindi ce lo giochiamo il giorno dell'uscita. Siamo su Dragon Ball Sparking Zero e andiamo a vedere un po' quello che ci racconta. Io non mi sono visto assolutamente nulla riguardo al discorso del gioco. Poi il discorso telecamera. In caso la cambio, cioè dove mettere la webcam. Ah, ma subito così? Proprio tata? Ok. Vabbè, si picchia. Ok. Ah, il volo, perfetto. Ok, va bene. Come devo andare? Dove cazzo vai, Vegeta? Vabbè, comunque i comandi sono praticamente quelli di Budokai Tenkaichi. In 17 anni non è cambiato molto. Va bene, tutorial finito dei tasti. Allora, episodio battaglia. Gioca con i personaggi di Dragon Ball preferiti durante gli episodi di battaglia. Battaglie personalizzate da condividere col mondo. Questa sarà ovviamente interessantissima quando tutti noi, milioni di giocatori di Dragon Ball Sparking Zero, creeremo le battaglie a nostro piacimento. Andiamo su episodio battaglia. Comunque, intro spettacolare del gioco. Che emozione, che emozione. Allora, andiamo a vedere. Allora, oggi faremo un po' un episodio così. Faremo un po' di battaglie, vedremo un po' come il gioco, poi stasera continuiamo in live. Ovviamente su canale Viola, link in descrizione. Andiamo. Orario tipo verso le 9:30, non vi preoccupate. Allora, l'unica cosa che ho sentito riguardo al discorso del gioco e della trama, che non c'è una, cioè non è che c'è una storia narrativa alla Kakarot, per dire. Quindi ci sono solo battaglie, botte da orbi. No, stiamo subito a massacrare. Di merda. Merda. Vai, spaccalo. Grande Goku, quale potenza! Porca puttana, abbiamo spaccato a Raditz. Kakarotto. Goku non può nulla contro la straordinaria forza di Raditz, che rapisce Gohan senza battere ciglio. Tuttavia, Goku riceve un'altra visita inaspettata da Piccolo, detto anche Junior per noi italiani, l'unico che ha un nome italiano che viene tradotto. Che ci fai qui? Vabbè, sì, intanto parlano loro.
Devo dire che per ora stanno rispettando, diciamo, tutto l'ordine delle cose. Radish rinchiude Gohan in una capsula spaziale. Goku pensa a un attacco a sorpresa, ma Radish lo individua grazie al suo scouter. Goku non ha scelta, deve affrontare Radish faccia a faccia. No! Mamma mia che fail di merda! Adesso! Spaccalo! Dai! Ma come cazzo è possibile? Vabbè, ho capito, eh! Ecco, vai, vaffanculo, te zieta! No, 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 no. Te, a trippate. Guarda là, che roba pazzesca. Goku? Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Falla avvicina, falla avvicina. Caputtana, mo te sfonno. Mo te sfonno proprio. Te, a trippate. Crepa! Oh, ma non... Hai rotto i coglioni! Come cazzarola! Impazzito! Ma che è successo? Ok, ce l'abbiamo fatta. Vai, Gohan, spaccalo! Allora, mi sono messo un pochino più su con la webcam, così si vedono anche i vari comandi della battaglia. Arriva Gohan che spacca il petto a Radish. Vai, piccolo! Bugalo! Uno dei primi traumi da bambino su Dragon Ball. Ecco, questo è uno dei primi traumi su Dragon Ball. Che comunque già sta andando molto più veloce rispetto a Kakarot. Dove praticamente tipo con Radish avevi 3-4 battaglie da fa. Era lunghissimo. Più c'era tutto l'addestramento di Gohan, una rottura dei coglioni. Tutte cose che ovviamente qua saranno state tagliate. Sì, ma Goku dov'è il buco che c'ha sul petto? Arrivano anche Vegeto e Nappa e Nappo. Gumba.
so cazzi. Che vuol dire cambia visuale? Carina sta cosa. Ma già sono arrivati. E n'hanno passato così. Dopo essere morto nello scontro con Raditz, Goku viene trasportato nell'aldilà con l'intero corpo da Dio, perché si alleni sul pianeta di Recaio. Trascorso un anno, i due Saiyan raggiungono la Terra. Goku termina il suo addestramento sul pianeta di Recaio, viene resuscitato dalle sfere del drago e torna sul campo di battaglia. Ciao Yamka. Yamcha finisce per essere ucciso dall'autodistruzione della creatura generata dai Saiyan, i Cybermen. Uno ad uno anche gli altri guerrieri cadono davanti alla terrificante potenza dei due invasori. Ma proprio quando ogni speranza sembra perduta, appare il nostro eroe Goku. Quindi ci siamo saltati la morte di Riff, la morte di Yamcha, la morte di Tenshing. Il sacrificio dei Junior per Gohan. Quindi... va bene tutto. Tanto sappiamo com'è quello che succede. Ma a Nappa gli famo il culo. Vai, ultra istinto subito. Viecce Nappa, viecce. Ma non puoi partire subito così, fra. Madonna. Sì, vabbè, non è possibile che... Te. Attrippate. Com'è? Ok. Ci stiamo. Non ci stiamo più. No, e che cazzo? Via. Buttalo via. Ma meno male che poi la camera. Vai. No, ma dove cazzo non la vai a Goku? Sci tua però. Vai, sfornalo. Kaioken. Pam! Spaccalo! Così! Distruggilo! Missione completata, sfera 10 colpi, va bene tutto, livello giocatore 2, non so a cosa possa servire, ma va bene. Vegeta! Mo so cazzi. Ciao Nappa. Mo so cazzi. Mo dovremmo avere la sfida con Vegeta normale e poi in teoria con Vegeta scimmione e poi teoricamente basta. Sì.
sperando di non metterci tre quarti d'ora. Vegeta si infuria nel vedere Nappa venire umiliato da Goku, incapace di controllare la sua ira, uccide il suo compagno. Goku percepisce il pericolo e ordina a Gohan e Krillin di tornare immediatamente alla Kame House. Dopodiché, su richiesta di Krillin, decide di cambiare campo di battaglia. Famoso meme, andiamo dove non c'è niente. Goku sceglie un luogo disabitato e spoglio per sfidare Vegeta duello. Che poi, per chi non lo sapesse, la decisione di Toriyama di farli combattere, o comunque di fare tanti combattimenti in zone vuote, tipo anche la saga di Majin Buu e tutto quanto, per semplicemente per... perché non aveva voglia di mettersi lì a disegnare tutte le volte palazzi e robe varie, quindi ecco, più il paesaggio era vuoto meglio era per lui per disegnare. Grande Toriyama. Onore al maestro. Oh, dammi tempo. Non ci vedo. Non te vedo. Guarda. Oh. Dove sta? Porca puttana. Affanculo. Aspetta che non ci sto a capire in cazzo con Vegeta. No. Porca troia. Ah, fanculo. E macchiappelo però. Mai. Toh, evita questa. Pezzo di merda. Non ci voglio. No, non è possibile. Mi stava davanti. Non capito, mio. Oh, sto a contrattaccare, porca madosa. Sì, però. Oh, e devi dare il tempo di fare le cose. Che cazzarola stai a di? Ma che cazzarola stai a di? Sì, vabbè. Alla tua mamma. Sì, vabbè. Ma basta con sta cosa! Oh, me devi fa. No. Cristo. Oh, e sto che porca madosca contrattacca per la Madonna del Dio. Cristo. Dove sta? Non lo vedo. E vabbè. Bene, va bene. C'ha ragione lui. Fanculo. Contattacca, porca puttana! Lurida! Levati! Mo non lo prende perché mannaggia la puttana lurida schifosa!
Non è vero. Ma non puoi tutte le cazzo di volte. Che rottura di coglioni sta cosa di merda. No, 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 e fermate! No, se non lo disintegri, porca puttana, ma incazzo! Che cazzarola! Ci stavo davanti, so 18 volte che mi evita le cazzo de mosse tutte le volte. Porca puttana, porca cazzo, sei buggato. Comunque io non ci ho capito un cazzo. Lo scontro è durissimo, ma Goku riesce a fatica a contrastare l'attacco di Vegeta. Ho notato. Goku percepisce ancora l'aura di Vegeta. Jirobai dal nulla esce dal suo nascondiglio, ma Goku lo incita a fuggire. Invece sarà utilissimo. Vegeta si fa di nuovo avanti. Stavolta Goku è convinto che l'unico modo per sconfiggere definitivamente sia la sfera Genkidama. Purtroppo Vegeta ha ancora un asso nella manica, una tecnica speciale dei Saiyan. E adesso sono veramente cazzi. Se riusciamo, ragazzi, facciamo questa. Dopodiché dovrebbe finire ovviamente la saga dei Saiyan. E direi che basta così per oggi. Perché mo diventa il gorilla scimmione gigante rotto in culo super potente. Eccolo qua, il pezzo di merda. Allora, ho sentito che è abbastanza difficile e già ho faticato per battere Vegeta, già non ci ho capito un cazzo della battaglia, di quello che è successo. Sarà difficile. Goku decide di usare la tecnica appresa dal Reccaio. Lo colpirà con la sfera Genkidama creata col potere della terra. Mamma mia, quanto cazzo sei brutto. Ma non puoi cominciare così subito. Ma non puoi. Vabbè. Io ancora ti devo toccare. Sì, vabbè. Io come cazzo faccio? Oh, vaffanculo te. Mi sta smaciullà, mi sta a far culo. Cazzo, scappa. Ma non può. Porca miseria, se... No, dai. Che palle. No, no, non puoi! E vabbè, allora c'hai ragione tu, Vegeta, Cristo di Dio, c'hai ragione sempre tu, ma vai a cacare. Ma almeno fammi cominciare, Niente. Questo spamma sta roba. Goku, devi volare. Devi volare perché altrimenti è macello. Mamma mia, che due coglioni, sto gorilla de merda. Porca troia. Vabbè. Capito, fra, ma io te sto a menà. Oh. Dio, che palle. È un incubo! Mo che fa? Vabbè, tu para. Qualsiasi cosa sia, paralo. Ha parato. Oh, perché non me lo fa vedere? Siamo... Oh, stalla buono!
falla una mossa! Ogni tanto, Vegeta, falla una cazzo di mossa! Falla, falla, falla. Niente. Sì, vabbè. Ma che cazzo stai a di? Ma che cazzo stai a di? Questo spamma sta cosa, però porco maledetto te, maledetto la tua mamma, la affanculo. Ma oh, e però t'ho colpito! Cioè almeno devi essere stunnato per due cazzo di secondi! Due cazzo di secondi! Deficiente, di merda! Ma comunque gliene famo un'altra. No, l'avevo premuto! Poi lui para, porca puttana, non lo tocchi, non lo tocchi, non lo tocchi, non lo tocchi, tu pari, te struma comunque, hai rotto il cazzo, hai rotto i coglioni, te sta mossa de merda. Ma vaffanculo te zieta. Dai, porco diana, te sdrumo, te spacco, vaffanculo. Torna a giocare con Goku. Attivo, 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 attivo. Oh, onda energetica, Goku. Dai che lo spacchiamo. Dai che stavolta, Dio Cristo, te spacco anche l'anima. Para. Subito. Goku. La pallina, la pallina, la pallina, vaffanculo pezzo di merda, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo! Incubo! Ma quale competenze? Ma chi c'ha le competenze? Mia, che incubo. Goku usa l'esplosione solare per accecare il bastardo di Vegeta, trasformato in grande scimmia di merda, e guadagnare il tempo necessario. Poi scappa via allontanandosi il più possibile. Sì! La distanza. Dopodiché inizia a raccogliere energia da tutte le creature del pianeta per un ultimo attacco ricco di bestemmie e smadonne, nella speranza di concludere lo scontro. Che è stato quello che abbiamo fatto noi, tra l'altro. No, basta, ti prego. Un altro scontro, no. Non ce la farei. Non avrei le forze psicofisiche per farlo. Ok, ok, è finito, è finito. Te sta bene, stronzo. C'è godo. Dai, Jirobai, taglia la coda.
mo lo calpesta come se non ci fosse un domani. Comunque, posso dire una cosa, dicevano che a livello narrativo avevano tolto parecchie cose e questo è vero perché ovviamente la saga dei Saiyan ci abbiamo messo manco un'ora a farla. Però le cose fondamentali l'hanno tenute, cioè comunque anche il discorso dei Raditz che rapisce Gohan, poi arrivano gli altri Saiyan, certo, te perdi tutto il discorso Nappa Vegeta contro tutti. No! No, io no, non ce la posso fare. Ah, ok. Tipo anche il taglio della coda, tutte queste cose. Comunque l'hanno tenute le cose importanti della saga. Pensavo che dovevamo combattere con Gohan contro Vegeta, già stavo bestemmiando. Shirobai che ha aspettato il momento giusto, arriva e taglia la coda. Vegeta torna al suo aspetto normale. Tuttavia, Goku è ancora incapacitato. Per cui né Krillin né Gohan hanno alcuna possibilità contro Vegeta. Indebolito, Goku chiama Krillin e gli affida la sfera Genkidama. Non resta che aspettare il momento migliore per utilizzarla. Sì, che poi gliela rilancia Gohan. Tipo Mila e Shiro. Vai! Vai, scoppiato anche Vegeta. Ah, è vero, Gohan scimmione. Vegeta riesce a sopravvivere alla sfera Genkidama, colpito dalla luce della finta luna creata da Vegeta per diventare scimmione. Gohan si trasforma a sua volta in grande scimmia e lo mette alle corde. Però se c'era una coerenza mi faceva combattere. Krillin sta per dargli il colpo di grazia, ma Goku lo ferma e gli chiede di lasciarlo andare. Sfuggito alla morte per un soffio, Vegeta lascia così la Terra. Venuti a conoscenza, Madonna, già qua stiamo, dell'esistenza del pianeta Namek, Krillin, Gohan e Bulma sono convinti che ospiti altre sfere del drago. A Goku serve tempo per ristabilirsi, quindi i tre partono per Namek senza di lui. Ah, è già Namek stiamo. Aspetta, Fra. Ah, ok. Saga dei Saiyan, personaggio sbloccato Jirouba, storia di Goku, saga dei Saiyan, più 60.000 Zenin. Ok, che è sta roba? Ok, prendi questa. Ah, questo. Ok, questa è la saga dei Saiyan. E qua siamo su Namek. Qua pure siamo su Namek. Che tocca fare qua? Alla saga del pianeta. Perfetto, ragazzuoli, quindi ci vediamo stasera in live sul canale Viola. Faremo la saga di Namek sperando di non porconare come contro Vegeta. Bacioni a tutti, ci vediamo stasera. Passate anche per un saluto. Ciao.